Uno dei più brutti primi tempi della stagione rischia di mettere KO una Lucchese che invece risorge nella ripresa e con un cuore grande così riesce a ribaltare il risultato e regalare a Galderisi la prima vittoria al Porta Elisa. Tre punti fondamentali per i rossoneri che chiudono nel migliore dei modi il girone di andata. In avvio il tecnico rinuncia a Boilini, inserisce Strizzolo largo a sinistra, Calcagni recupera ed è regolarmente in campo. Pronti via, il match a senso unico. La partita prende una brutta piega all'11esimo, errore di Calisti in uscita che regala palla a Matteassi, contropiede 3 contro 3 che Alessandro conclude con un preciso diagonale su cui Di Masi non arriva. La Lucchese accusa il colpo e fa fatica a giocare sciolta come in avvio e poi si vede lontano un miglio che manca uno stoccatore in aria. Il Propiacenza è micidiale in contropiede e alla fine del primo tempo piazza l'allungo. Alessandro si invola tutto solo, si beve specie e con un tiro fotocopia segna il raddoppio. Ripresa, Galderisi non cambia, al settimo Strizzolo mette dentro ma in posizione irregolare. All'11esimo i rossoneri accorciano le distanze, rilancio di Di Masi, Ferretti trova la splendida imbucata per Losicco che con un delizioso pallonetto supera Alfonso. Al quarto d'ora entra forte al posto di un Calcagni in difficoltà, i rossoneri passano al 4-2-4, ora Lucchese tenta il tutto per tutto, Mingazzini arretra sulla linea dei difensori e Specie avanza a centrocampo e diventa attaccante aggiunto. Ora i rossoneri ci credono, al 21esimo su angolo da sinistra, Forte risolve un mischione in aria, battendo da due passi il portiere Alfonso e fa 2-2. Al 22esimo l'ex Caboni rileva Speziale, entra anche Ferrante, fuori Ferretti, scatenato Alessandro che al 28esimo fila via sulla sinistra e poi conclude a lato. Al 34esimo Rajcevic mette dentro da due passi, l'arbitro annulla su segnalazione del guardalinee per un offside che peraltro non c'è. Al 41esimo Lucchese ribalta il risultato, Losicco batte una punizione dal limite, Alfonso non trattiene, la palla oltrepassa la linea bianca prima che lo stesso portiere la ricacci via. Il Porta Elisa esplode in un urlo liberatorio, una vittoria quasi insperata che diventa vitale anche alla luce dei risultati che arrivano dagli altri campi.